Spero mi perdonerete. Oggi questo video, questo punto va così. È una lettera aperta, indirizzata a qualcuno di preciso, ma indirizzata anche a tutti quelli che ascolteranno la mia voce. Egregio dottor Attilio, ho pensato a lungo prima di indirizzarmi direttamente a lei con questo messaggio pubblico, ma poi ho ritenuto doveroso farlo. Doveroso in quanto mamma che fra mille difficoltà sta cercando di far crescere il proprio figlio di 7 anni, insegnandogli il valore e il peso della parola giustizia. Mi creda, oggi non è per niente facile in Italia, in Europa, nella morsa della crisi. Trovo solamente esempi negativi e occasioni per dirgli, beh, ma non è sempre così. Per lasciargli una speranza o forse per non sentirmi in colpa. Per non potergli evitare di vivere in un sistema vergognosamente ingiusto, violentemente ingiusto. Cosa dovrei raccontare a mio figlio quando sente che qualcuno si è ammazzato per via dei debiti assunti per pagare le tasse? Cosa dovrei raccontare a mio figlio quando mi chiede cosa significa paradiso fiscale? Cosa dovrei dirgli quando mi chiede quanto guadagnano i capi? Dovrei forse rispondergli che c'è chi dopo una brillante carriera in una banca di affari diventa presidente di Equitalia e direttore delle agenzie delle entrate, accontentandosi, come dice, di poco più di 300.000 euro all'anno, mentre vede gli anziani rovistare nell'immondizia alla fine del mercato di zona. Dovrei forse rispondergli che c'è chi presiede strutture pubbliche come l'INPS. Dirige una struttura ospedaliera, una casa di riposo e siede inoltre una trentina di consigli di amministrazione, mentre la mamma ha dovuto chiudere la partita IVA come traduttrice perché spendeva più di contributi INPS di quanto non incamerasse. Dovrei forse rispondergli che c'è chi, dopo aver lavorato una vita, tira a campare indecentemente con 500 euro al mese? O che ci sono milioni di giovani che una pensione non l'avranno mai? Ma non è sempre così. A volte succede anche che l'Agenzia delle Entrate decide di utilizzare uno strumento denominato rovina famiglie come redditometro e che inviti ad abbinarlo ai propri funzionari agli studi di settore per colpire meglio. Mio figlio forse non saprebbe di che si tratta, ma centinaia di migliaia di italiani lo sanno bene. Sanno bene cosa significa non essere congrui, pur lavorando anche 10-12 ore al giorno o pagando mutui. A volte con tassi usurai alle banche. Dovrei forse dire questo a mio figlio. O forse dovrei spiegargli che qualcuno, magari come paravento, ha sostenuto che il redditometro è uno strumento delicato, ma noi lo useremo soltanto per i casi più eclatanti, mentre lo applica invece a chi a malapena, con grossi sacrifici e con l'aiuto dei nonni, riesce a salvare la propria famiglia dagli sciacalli legittimati dal sistema che si avventano su chi ha contratto un mutuo per un mini appartamento. Lasci che le spieghi una cosa, dottor Attilio. In prima elementare, vedevo mio padre, bracciante agricolo, non dormire la notte per il pensiero di essersi indebitato con il datore di lavoro e con uno zio per costruire la casa dove sono cresciuta. Vedevo mia madre, bidella di scuola elementare, partire con un motorino scassato, con pioggia o con il ghiaccio per andare a lavorare, dopo aver rinunciato al riconoscimento dell'invalidità per non mettere in discussione l'entrata fino a quel momento sicura del proprio lavoro. Vedevo i miei nonni, che mi hanno cresciuto come una figlia, scambiare le uova delle galline magari con della frutta, o scambiare i prodotti dell'orto perché mica si può comprare tutto in bottega. Cosa che oggi il baratto sarebbe certamente considerata evasione da persone come lei. Sono cresciuta vedendo i sacrifici di chi voleva ad ogni costo avere una casa di proprietà perché dicevano non ha senso buttare i soldi dell'affitto in qualche cosa che poi alla fine non è nemmeno tuo. E così anch'io, da bambina, pensavo che quando sarei diventata grande avrei voluto avere una mia casetta, piccola, non pretenziosa, ma dove volevo vivere con la mia famiglia. E le istituzioni hanno fatto di tutto per incentivare il sogno degli italiani, per incentivare la corsa all'acquisto della casa o dell'appartamento di proprietà. In fin dei conti ci pensavano le banche, con un mutuo tutto diventava possibile. Io sono stata fortunata. Per alcuni anni ho percepito uno stipendio molto elevato. Presiedevo un'azienda pubblica, anche se di pubblico
Aveva solo l'apparenza, dato che essendo una società per azioni perseguiva solo la logica del profitto. È in quel contesto che ho deciso di fare il grande passo e dopo aver vissuto per alcuni anni sposata in casa con i miei genitori, ho deciso di fare il salto. L'acquisto di un piccolo appartamento, un soggiorno, un bagno, due camere da letto e un garage. Una casetta che nel giro di qualche anno sarebbe stata allietata dall'arrivo di mio figlio. Nel frattempo però al lavoro toccavo con mano la melma che riempie tante realtà. Fra operai sottopagati e direzione generale invece infarcita di denaro fra indennità, premi e quant'altro. Provavo schifo e non trovavo alcun tipo di sponda nella proprietà, pubblica sì, ma pur sempre espressione del potere dei partiti. Ho quindi deciso che avrei fatto delle rinunce, dei sacrifici, ma che avrei continuato a guardarmi allo specchio con dignità. Me ne sono andata, ho dato le dimissioni e tutto è diventato molto più difficile, nonostante abbia conquistato la libertà di pensiero e di impegno politico. Ma sono comunque fortunata. Con il reddito di mio marito e con un aiuto da parte dei nonni, sino ad oggi sono riuscita ad andare avanti, fra alti e bassi, come tanti. A pelo, senza alcun margine di risparmio, ma si va avanti. Si va avanti sino a quando un bel giorno ci si sente dire che l'Agenzia delle Entrate presume che io abbia evaso, che abbia dichiarato un reddito troppo basso perché avendo un appartamento intestato e dovendo pagare il mutuo, per le tabelle matematiche che un ex dirigente di una banca d'affari ha deciso di applicare, io ho dichiarato troppo poco. E a nulla serve spiegare che il mutuo e le spese di gestione le paga mio marito. L'agenzia presume che io debba per forza pagarne il 50%, a meno che io e mio marito non si sia deciso di avere due conti in banca separati, tanto per rimpinzare un altro po' le banche. Se siamo in comunione di beni e se abbiamo un unico conto corrente da cui vengono prelevati i soldi per il mutuo e per le spese di gestione corrente, io sono un evasore. E devo dichiarare un reddito di almeno 36.000 euro all'anno, mentre percepivo un sesto della somma. Non importa se a fare la traduttrice freelance una è costretta a chiudere perché costano meno le traduzioni in italiano, in Romania o in Bulgaria. Glielo assicuro, dottor Attilio, anche questo mi sono sentita dire presentando dei preventivi. Anzi, diciamo che passavo il mio tempo a presentare dei preventivi che non andavano a buon fine, oppure a contare i caratteri, le lettere di ogni singola parola che traducevo. Perché questo da me pretendeva, questo da me richiedeva lo studio di settore. Uno studio di settore per cui, manco a dirlo, non ero congrua. Mentre chi intascava ben più del tetto stabilito dallo studio di settore poteva tranquillamente evadere con il benestare suo e di tutti gli enti di controllo. Perché così andava bene appunto all'ex direttore della banca d'affari, poi chiamato a dirigere l'Agenzia delle Entrate, o perché così stabilivano le leggi di un'entità che ormai non era più nemmeno Stato, trattandosi di una realtà territoriale sotto sovranità di una banca, la Banca Centrale Europea. Lo so, lei ha ragione, dottor Attilio, le responsabilità sono anche altre, come quelle di quel tal Vincenzo che, indagato per abuso d'ufficio, diventava ministro delle Finanze. Proprio quello che non tanto tempo fa si indirizzava appunto all'ex direttore della banca, già suo collaboratore, criticando lo stesso redditometro perché aveva sempre detto che non lo convince, dato che questi strumenti statistici al fine di controllo di massa sono molto incerti nel loro funzionamento. Questa volta ha ragione, dottor Attilio, è un po' come vedere un vampiro accusare una zanzara di essere sanguinaria. E appunto, mi viene da chiederle, ma quell'ex direttore di banca oggi non potrebbe valutare le dichiarazioni dell'OCSE, secondo cui il redditometro è uno strumento ingiusto e antieconomico? Ah già, dottor Attilio, ma come fa uno che guadagna più del presidente Obama a capire che i sacrifici che fa una famiglia come la mia, come le tante che ogni giorno stringono la cinghia, che rinunciano a qualcosa per andare avanti, come fa a capire la rabbia e la disperazione di chi ha a che fare con provvedimenti di Equitalia, con la tagliola del pagamento di almeno un 30% anche se si fa ricorso? Come fa a comprendere cosa significa dover pagare 15.000 euro di accertamento per un solo anno? Perché secondo l'Agenzia delle Entrate, per aver acquistato un mini appartamento con il mutuo per mantenere una Fiat GPL, dovrei avere almeno 36.000 euro di reddito. A proposito, non le sembra comico
che non sia contemplata la casistica del GPL e che pertanto la mia sia un'auto dispendiosa figurando benzina, per voi. Ma chi l'ha detto che servono 36.000 euro all'anno? Per chi è abituato a donne di servizio, cavalli, imbarcazioni, mezzi di lusso, forse, ma non per chi umilmente cerca solo di avere una vita dignitosa. Ma lei, dottor Attilio, lo conosce il significato delle parole dignità o sacrificio? Quei sacrifici che chiedete di fare agli italiani per pagare le banche? Come quando i nostri soldi sono stati usati dal governo per finire nella pancia dei Monti dei Paschi di Siena, una banca il cui atteggiamento era già stato segnalato come irregolare alcuni anni fa. Ma nessuno ha fatto nulla, tanto poi basta aumentare le tasse. Sì, basta aumentare le tasse anche per ubbidire alle raccomandazioni europee o per pagare i meccanismi di stabilità che sono dei veri e propri cappi attorno al collo di noi cittadini. Difficile capirlo, vero, dottor Attilio? Difficile per lei e per i governanti comprendere che state esasperando la gente, che state creando voi un clima di tensione pronto a esplodere, salvo poi condannare chi sempre, secondo voi, denunciando la reale situazione, è accusato di aizzare il popolo. I responsabili non sono le vittime, ma i carnefici. E di carneficina ce n'è tanta ogni giorno, fra i giovani, fra chi perde il lavoro, chi chiude l'attività, chi pensa sia meglio farla finita qui. Come glielo spiego dunque a mio figlio, che avrei voluto vivesse in un mondo sereno, giusto, libero, e che l'Italia che avete costruito voi, politici, sindacalisti, legislatori, banchieri, è quanto di più distante possibile dai concetti di giustizia e di equità. È un regime opprimente, che ci toglie ogni minimo diritto al futuro. Ma sa una cosa, dottor Attilio? Non so se mio figlio da grande deciderà di restare in Italia o se ne andrà schifato. Di certo, io farò qualunque cosa perché non debba vergognarsi di essere nato in questa colonia e perché questa colonia un giorno possa essere un'Italia libera. Non c'è misura che possa spezzare un popolo consapevole e nonostante i vostri sforzi attraverso il pensiero unico della TV o le vostre cartelle armate, ogni giorno ci sono sempre più persone che comprendono e che decidono che non si piegheranno mai alle vostre ingiustizie e ai vostri soprusi. Senza alcuna stima, Monia Benini. Egregi signori Attilio, Rosanna e Giorgio, so bene che ci sono sguinzagliati cani da guardia di questa rete che passeranno al setaccio il mio video e se a qualcuno risulterò indigesta basterà rimuovere il mio post, far sparire il mio video o chiudere il blog. Ma non silenzierete la mia voce, perché ciò che dico è vissuto ogni giorno da un enorme numero di italiani, rispetto ai quali nelle mie condizioni io sono addirittura fortunata. In un popolo disperato, prima o poi, emerge l'istinto di sopravvivenza. Ah, un'altra cosa. I personaggi indicati non sono di fantasia e rispondono ai nomi di Attilio Befera, Antonio Mastrapasqua, Vincenzo Visco, Giorgio Napolitano e Rosanna Cancellieri. Nulla in questo video è inventato o casuale.